spazio è l'unica materia ingegneristica che è totalmente inesplorato. Quindi noi ingegneri aerospaziali, in particolare spaziali, creiamo il futuro. Quello che progettiamo e costruiamo è qualcosa di nuovo che va a migliorare la scienza. Ci vuoi andare sullo spazio? Cioè, sembrerebbe una domanda come di quelli cosa vuoi fare da grande l'astronauta. Tu veramente hai scelto e stai realizzando quello che per tanti magari è un sogno da bambini e se ti dovessi vedere tra 20 anni, dove ti vedi? Tra 20 anni mi vedo alla Silicon Valley al comando di un'azienda spaziale che fa un sacco di soldi, però quello che voglio veramente è contribuire allo sviluppo tecnologico mondiale. Cioè, io vorrei lasciare un segno in questo mondo attraverso la tecnologia, cioè creare qualcosa che veramente aiuta persone comuni nella vita di tutti i giorni. Tanto un segno lo stai lasciando nella tua città, Messina, con questa iniziativa che hai ribattezzato Space Open Day. L'hai realizzata investendo un premio che tu avevi vinto, un premio in denaro che tu avevi vinto, e hai detto: cosa faccio con questi soldi? Li spendo nella mia città. E che cosa hai creato? Ho creato lo Space Open Day, open perché aperto a tutti, universitari, studenti del liceo classico, studenti degli istituti tecnici, a tutte quelle persone che sono curiose riguardo lo spazio, ma anche quegli studenti che di quella fascia critica di età 17-18 anni che non sanno cosa fare della propria vita e magari hanno un sogno, però non hanno il coraggio di inseguirlo. Lavoro in un dipartimento che si chiama Esplorazione e Osservazione dell'Universo. Siamo quelli che realizziamo strumenti per missioni di astrofisica e planetologia. Sono attualmente responsabile dell'esplorazione robotica della Luna e di Marte, questo lo condivido con un altro collega, quindi contributi italiani a questo tipo di missioni. Sto per iniziare un progetto per l'esplorazione di un asteroide insieme alla NASA. Per circa 2 mesi l'anno sono responsabile del centro spaziale Broglio che l'Italia ha in Kenya, dal quale un tempo si facevano lanci di satelliti, adesso è utilizzato per il controllo satellitare. Il prossimo passo sarà lavorare a una missione che si chiama Mars Sample Return, che comporterà riportare da Marte dei campioni dei pezzi del suolo. Sarà una missione veramente internazionale e lì ci sarà un impegno e una necessità di sforzo ancora maggiore, quindi ancora più stimolante. Sì, assolutamente. Il sogno sin da bambino è stato quello di fare l'ingegnere, proprio di costruire qualcosa, di vedere realizzare la propria idea. Poi man mano, col tempo, mi sono appassionato al settore spazio e poi alla fine ho fatto confluire le due cose diventando ingegnere aerospaziale. Un progetto a cui vorresti assolutamente lavorare in questo settore così sconfinato che è la ricerca per tutto quello che riguarda lo spazio. Il traguardo del momento è arrivare su Marte, quindi dobbiamo impegnarci per permettere la creazione della tecnologia tale da permetterci di arrivare su Marte, tale da permetterci di realizzare una tecnologia che possa, di riflesso aiutare l'umanità a portarsi avanti e a risolvere i problemi del mondo che ci sono oggi. Io mi sto specializzando sul controllo dei satelliti di informazione e credo che le opportunità, le possibilità di incremento tecnologico che questi piccoli satelliti possono dare al mondo sono infinite. Per esempio, faccio un esempio, la SpaceX, che è comandata da Elon Musk, ha questo grandissimo progetto di mandare in orbita tantissimi piccoli satelliti, che riescano a portare internet in quelle zone remote del mondo dove adesso non c'è, per esempio nel mezzo dell'Oceano Pacifico. È talmente grande che a volte gli aerei non vogliono volare, cioè gli aerei non prendono quella tratta, perché se succede qualcosa all'aereo non
Nessuno lo saprebbe mai, non ci sarebbe modo. Invece, mandando questa costellazione di 5.000, 20.000 satelliti, tutto il mondo, ogni parte del mondo potrebbe essere connessa.